Inside Chaos, la voglia di scrivere qualcosa di vostro vi è mai venuta oppure... Sì, abbiamo già scritto qualcosa di nostro, abbiamo scritto 3 pezzi. Avete già fatto altre esibizioni live? Abbiamo suonato, quest'anno per esempio suoneremo alla Festa della Musica, poi l'anno scorso abbiamo fatto dei concerti per beneficenza o anche lo Sprex. Artisti o band di riferimento? Allora, abbastanza in comune i Red Hot Chili Peppers. A me personalmente, i Red Hot, queste, anche i Queen, ascolto molto i cantanti rap io. Però in comune, abbiamo abbastanza in comune gusti musicali. Siamo qui insieme a Ellis Notwis. Samuele, tu suonavi con altre persone, eri in una band, poi hai deciso di distaccarti e di voler fare qualcosa in solitaria. Che cosa ti ha fatto scattare la molla? Compongo e sono ispirato in maniera diversa se penso di suonare da solo. Piace più scrivere in italiano o in inglese? Io scrivo in inglese perché musicalmente mi piace di più, però ho scritto quella canzone in italiano perché volevo vedere come veniva. Quanto Jeff Buckley ascolti? Consumo Grace in continuazione, più Elio Smith, Sparkle Horse, Vic Chesnut. Abbiamo The Axer qui con noi. Questo X appartenente ad R. Ci piace richiamare il fatto che veniamo da ambienti diversi musicalmente e anche per il fatto che veniamo da parti d'Italia differenti. E quindi per ogni X appartenente ad R serve a identificarci, proprio perché siamo un gruppo nel quale ogni X è importante. Quindi questa X è ognuno di noi. Progetti per il futuro? All'attivo stiamo ancora continuando a produrre. Vogliamo arrivare a una decina di pezzi per poter cominciare a fare delle serate come si deve, poter impegnare il palco sul serio. Stiamo partecipando anche ad Emergenza Festival. The Axer qui con noi, Pagella Non So Rock 2016. Grazie, ciao ragazzi. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi.